Finalmente, finalmente, finalmente una partita, una domenica dove non si è patito, finalmente, due categorie diverse, una Salernitana messa malissimo, sfortunata con Chiesa che poteva eventualmente con quel colpo di testa riaprirla, però una bella Fiorentina, una Fiorentina concreta, una Fiorentina cinica, una Fiorentina che ha calciato in porta, una Fiorentina che finalmente ha impensierito il portiere avversario, non soltanto con i nostri cross fine a se stesso, passaggini al limite dell'area, si tira, un si tira e che si fa, un lado, un lado. Finalmente una Fiorentina aggressiva, ma soprattutto finalmente un attaccante, un Beltran che si prende l'incarico di battere un calcio di rigore al quarto minuto, un calcio di rigore pesantissimo perché se non lo fai metti l'inerzia del match anche mentalmente sotto un altro punto di vista. Invece lui si è preso il pallone, ha battuto anche un bel calcio di rigore, anche se il portiere l'aveva costillo, l'aveva indovinato, ma forte, teso, con tanta rabbia è andato a esultare. Finalmente questo serve, 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 serve. Poi vabbè, ragazzi, il gol della domenica l'ha trovato sottile, quindi speriamo sto ragazzo possa in qualche modo. Ora, devo un po' anche criticare sotto, perché sto dito sulla bocca, ragazzi, voglio dire. Ora, non mi sembra che lo si stia martoriando, si sta soltanto dicendo che Sottile non si esprime come tutti noi vorremmo che si esprimesse. Ora, ha fatto un gol, bellissimo gol di pregevole fattura, secondo me se lo ritira altre 10 porte è un la butta man porta, ma va bene così, si chiamano gol della domenica apposta, però il ditino sulla bocca se lo poteva anche evitare. Oh raga, come sempre iscrivetevi a questo canale, Mister Viola, qui si parla di Fiorentina, seguite gli amici di Space Viola, il loro link lo trovate qua sotto in descrizione, trovate anche gli altri due miei due link di Instagram e Facebook ovviamente ragazzi, come sempre bombardatelo di like, commentatelo, ma soprattutto condividetelo con tutti i vostri amici tifosi Viola. Fiorentina 3, Salernitana 0, la Fiorentina vola a 23 punti in classifica, partita fondamentale, vittoria fondamentale anche perché ci affacciamo poi a quella che è la partita di Coppa Italia contro il Parma, altro obiettivo stagionale, bisogna essere onesti, bisogna andare a coltivare queste coppe come abbiamo fatto l'anno scorso, però cercando un esito diverso, è tutto lì il discorso, quindi affronteremo il Parma, però oggi secondo me possiamo prendere grandi spunti, grandi dati. Jack Bonaventura fa il sesto gol in queste partite, condite anche da due assist, quindi insomma un Jack Bomber che avvicinandosi sempre di più alla porta diventa sempre di più concreto. Molto bene anche Arthur Melo che si va a prendere questo calcio di rigore, bellissimo l'inserimento, bene anche Duncan a centrocampo. Devo dire che oggi la Fiorentina ha girato bene. Ikone è sfortunato, quel colpo di testa e quella deviazione che non si sa nemmeno come potuto fare, Costillo ha fatto delle grandi parate. Tra l'altro, devo dire che anche l'impatto di un Zola non mi è dispiaciuto tantissimo, anche se lo vedo ancora un po' impacciato là davanti, però mi auguro che l'agonismo che mette Beltran, quindi il fatto che secondo me Beltran sta scalando piano piano la classifica di gradimento di Vincenzo Italiano là davanti, spinga Nzola a spingere sull'acceleratore. Niente di che, riposa Nico Gonzalez, era fondamentale che riposasse perché c'è bisogno di passare il turno in Coppa Italia e guai a sottovalutare il Parma perché sarebbe un errore madornale. Per il resto, bene, bene, devo dire questa Fiorentina contro una Salernitana che difficilmente possiamo in qualche modo commentare e ritenere all'altezza anche a livello di organico della Fiorentina. Però la Fiorentina, queste sono le partite che a volte sbaglia. Sbaglia l'approccio a volte la Fiorentina di queste partite. Credo che poi il gol iniziale con il calcio di rigore sacrosanto abbia un po' poi spianato la squadra alla la partita alla Fiorentina. Però vabbè, questo è il calcio, ragazzi, c'è poco da raccontarselo. Quindi sono molto contento di questa vittoria perché è linfa vitale. Torniamo a vincere in campionato dopo diciamo la batosta, se vogliamo, immeritata sotto tanti punti di vista contro il Milan, quindi va bene così. Adesso da domani subito in campo a pensare alla Coppa Italia, c'è poco da aspettare. Ragazzi, come sempre, forza Viola.